Salve a tutti, come molti di voi sanno sono il compagno di Luana Dorazio, la ragazza che il 3 maggio del 2021 ha perso la vita sul posto di lavoro a Montemurlo in una ditta tessile in provincia di Prato. Luana è stata completamente risucchiata, completamente distrutta da questo macchinario e da quanto è venuto fuori dalle perizie, il macchinario a cui lavorava è risultato completamente manomesso, proprio per poter produrre di più, probabilmente un guadagno in più. Alla ditta è stata fatta una multa di 10.300 euro, invece il manutentore siamo ancora in processo. L'Italia è fondata sul lavoro. Purtroppo però molte condizioni di lavoro non sono predisposte ad essere sicure, ma il problema non è per queste aziende che lavorano senza sicurezza, perché gli viene permesso di poter lavorare in queste condizioni. E questa storia va fermata perché non si può continuare a morire sui posti di lavoro nel 2023. Nel 2021, quando è morta Luana, sono morte bensì 1.404 persone sul posto di lavoro. E Luana il 3 maggio è stata la 185, la numero 185. Questo video ho pensato di farlo perché il 30 giugno Luana avrebbe compiuto 25 anni, anzi Luana compirà 25 anni. Dico così perché lei vive ancora in noi, con noi e ci dà la forza tutti i giorni per andare avanti. Non si può più accettare che nel 2023 si possa ancora morire sui luoghi di lavoro, ma quando ti viene portata via la vita per un guadagno in più, per pochissimi spiccioli in più, questa vita non te la riporta più nessuno. E a noi, a me, ai suoi genitori, a suo fratello e soprattutto al suo piccolino, Luana non ce la riporta nessuno. Grazie per aver guardato questo video e per l'attenzione.